Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarion. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, così potete avere le notifiche ogni volta che andrò a pubblicare un nuovo video. In questo modo mi sostenete anche nei miei progetti futuri e soprattutto lasciate un like oppure un dislike, come meglio preferite. L'importante è che partecipate con i miei progetti. Adesso vi mostro quelli che sono i lavori che sto effettuando in questo periodo, o a me ho effettuato. E questo è anche il motivo per cui ho dovuto sospendere i miei attuali progetti, perché ormai non avendo la stazione disponibile e dove lavorare non ho potuto pubblicare nient'altro. Sono lavori importanti che ho dovuto effettuare perché non l'ho mai fatto da quando ho acquistato casa e ho approfittato e aggiunto delle modifiche anche al mio studio laboratorio. Se vedete è in una condizione del tutto pietosa. A parte lo sporco che è dovuto al fatto che prima avevo dei porcellini indiani, avevo una famiglia di porcellini indiani proprio nell'angolo di casa, cioè scusi, dello studio, i vari buchi e gli altri sporcizi che c'era era perché prima qui esisteva una cucina del vecchio proprietario e io mi sono insediato perché in quelle condizioni che non potevo spendere altri soldi per fare queste modifiche. Ho avuto questa possibilità e ho effettuato queste modifiche. Nel frattempo che gli operai fanno il loro lavoro, io mi vado a godere quelli che è la parte restante delle mie vacanze. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could, could. I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything. Allora, i lavori finalmente sono finiti. Adesso vi faccio vedere solo il mio angolo come è venuto. Ok, cominciamo dall'ingresso. Qui mi sono costruito con la mia stampante laser un portachiave stile DC, che potete trovare anche sul mio negozio, poi in descrizione vi metterò il link. Dietro la porta
ho montato questo attaccapanni, anche questo costruito da me con del legno da bancale. Qui ho rimesso la stampante 3D sopra il frigo come stava prima, con il portabobine un po' più alto. Poi lì metterò un rivestimento sopra la bobina per evitare che la polvere possa andare a rovinare il materiale quando poi non lo uso. L'impianto l'ho lasciato così, non l'ho messo all'interno del muro, l'ho lasciato così, tanto amministrativamente non mi dà fastidio. Vabbè, il termosifone non ho dato, perché questo lo devo spostare, metto al posto suo. Sopra lì, sopra questo arco qui, questo passaggio, ho montato un pezzo di marmo dove sono appoggiati il mio magazzino di componenti elettronici e il mio depurizzatore atmosferico, perché visto che è una zona un po' chiusa, allora per tenere un po' l'aria più pulita ho installato questo depurizzatore, che poi accendo da qui quando mi serve piuttosto che andare sopra. Questo ha anche un'altra funzione, andrà ad alimentare quello che sarà il pannello verde, questo qui, che andrò a costruire su questa parete. Poi su questo caso qui, per questo pannello, farò un video a riguardo. Poi qua ho messo delle mensole di legno dove ho appoggiato tutto il mio materiale. Questo sarebbe praticamente l'angolo elettronica e fai da te artistico, perché poi lì realizzo anche altre cose, come non so se vedete, ma forse ce l'ho qui sopra, eccolo qui, ce l'ho qua sopra, come questi personaggi qui colorati da me con le vernici che ho realizzato io. Qui in alto vedete solo il filo appeso, perché devo metterci i lampadari che andrò a stampare con la stampante 3D. Qua ho messo un altro ripiano con tutti i miei documenti, quelli che di solito uso più spesso. Ho rimontato la stampante laser su questo piano, solo che ho fatto il tavolo più lungo, perché la stampante è abbastanza grande, la superficie di incisione è abbastanza grossa, per questo ho dovuto fare il pezzo di legno un po' più grande. L'altezza dal pezzo di legno a scendere giù è più alto rispetto a prima, 1,5 metri. Prima era 1,30 m, 1,20 m. In questo modo ho anche più spazio e più luminosità. Qui ho rimesso la mia stazione, sezione di lavoro. Effetti monitor l'ho montato qui, prima stava attaccato sulla parete dove vedete questo orologio, perché prima l'orologio stava montato qui in alto. L'orologio pure l'ho realizzato io con una tecnica che ho imparato su internet. Effetti un circuito stampato, adesso mi ricordo neanche che circuito era, comunque poco mi interessava, è giusto per avere l'effetto e mi dire che desideravo. Scusate la voce, perché da poco mi sono svegliato. E niente, qui ho finito, devo soltanto trovare il tempo di rimettere le cose in ordine, perché se vedete il tavolo di lavoro è completamente in disordine. E niente, come rimetto tutto a posto potrò cominciare di nuovo a fare i video. Adesso mi devo andare a preparare, che ho un matrimonio, non il mio l'ho fatto già. Ok, a dopo. Don't let go, skyward bound.
shine. When I feel that heartbeat, I fly so much higher. È stata una bella cerimonia, a dire la verità. Agli ultimi due matrimoni che io ho osservato, non ho partecipato, sembrava quasi che si dovessero sposare la regina Elisabetta. Invece con questo qui devo dire che sono trovato pienamente soddisfatto. Gli sposi hanno provveduto a tutto per far star bene comunque ai partecipanti, sia dal cibo che al locale. Anzi, il locale era bellissimo, un locale storico. In effetti mi sono sentito praticamente un tuffo nel passato. Effetti l'avete visto anche voi nel video. Vi chiedo solo di lasciare un like o dislike, l'importante è che partecipate, e per chi non l'ha fatto
iscriviti al canale. Quindi ci rivediamo la prossima volta, perché in serbo molti altri progetti, come il pannello verde che devo costruire qua dietro. Se avete visto, il termosifone non c'è, quindi il prossimo passaggio sarà quello di mettere il nuovo pannello. E vi faccio anche un altro spoiler: ho in serbo un altro effetto speciale che utilizzerò tramite il software OBS, con cui avrò la possibilità di inserire qualcosa di un po' più di particolare. Quindi a voi una buona giornata, alla prossima.